aveva anche i suoi pregi, pregi che magari non erano altrettanto evidenti. Non lasciava trasparire spesso le emozioni, era per lo più introverso, si teneva tutto dentro. L'avrò visto piangere 3 o 4 volte in vita mia. Non ricordo che abbia mai detto ti voglio bene, con le parole, ma me l'ha sempre dimostrato con i fatti. Lavorava lontano da casa, ma ogni settimana, prima con il nuoto e poi con il basket, si sacrificava per portarmi agli allenamenti, perché sapeva che mi faceva bene e mi piaceva. E anche se a basket ero più scarso, lui mi portava lo stesso lo Rigo, 3 volte la settimana, e aspettava seduto paziente che io finissi l'allenamento. Con Davide, questo uomo, un po' burbero, si trasformava, diventava affettuoso, sorridente, premuroso, si lasciava fare tutto dal mio mento. Certo, era triste come tutti lo eravamo per questa nuova condizione difficile da accettare. E certo, stava male e si preoccupava del futuro di Davide, senza i suoi cari accanto, a proteggerlo e a difenderlo. Solo che una persona disabile o comunque non autosufficiente in casa può capire cosa si prova nel vedere alla televisione episodi di violenza verso le persone più deboli, nelle strutture dove in teoria dovrebbero essere curati ed accuditi. Per noi che viviamo queste paure giorno dopo giorno, queste preoccupazioni entrano sotto pelle e si sedimentano. Mio papà adorava Davide, forse anche per la sua innocenza e fragilità. Io non ho la presunzione di dire o di pensare con certezza cosa può essere successo. Può essere successo di tutto, il contrario di tutto. Sono domande senza risposte, che mi porteranno alla terra. Ognuno si cerchi e si trovi la sua risposta, ma nessuno giudichi mio padre per loro. Chiedo quante persone, non solo con le parole, darebbero letteralmente la propria vita nell'assoluta convinzione di salvarne altre. Ora papà, sei da qualche parte, abbracciato al mio rospetto. Ti chiedo di continuare a tenerlo stretto stretto e a proteggerlo.